Quello che diciamo, ho imparato in questo tempo, innanzitutto ho imparato di più la tolleranza verso opinioni anche diverse, anche diversissime dalle mie. Però la tolleranza di capire che tutti noi siamo in un processo comunque di maturazione, c'è chi arriva prima, chi arriva dopo. La cosa importante è mantenere il giusto baricentro. E il giusto baricentro chi è? È una persona, è Cristo. Quindi quando io ho Cristo al centro del mio cuore, al centro del mio cristianesimo, al centro della mia vita, io sarò mosso dai pensieri di Cristo, dal sentimento di Cristo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, dice, essendo uguale a Dio, umiliò se stesso divenendo uomo, quindi è lui che è andato incontro a noi uomini. Quali sono i sentimenti di Cristo? I sentimenti di pazienza, di misericordia. Pensa quanta misericordia ha avuto e c'ha ancora Gesù verso di noi. Quindi dobbiamo prendere da lui. Dice, prendete da me che sono mansueto e umile di cuore. E prendete il mio carico, che è dolce, soave e leggero. Invece queste persone che carico hanno? Hanno il loro carico di rabbia, di odio, di sdegno, che li sta portando alla autodistruzione. La cosa peggiore, la vuoi sapere qual è? Lo fanno addirittura nel nome di Dio. Nella prima lettera di Giovanni, come fai a dire di amare Dio che non vedi quando odi il tuo fratello? Nell'odio, dice, chi odia è ancora nelle tenebre.